scendiamo tutti quanti piatti. Adesso basta, è un po' questo il senso della presa di posizione del Movimento 5 Stelle, che è tornato a chiedere, dopo la scena dei funerali a Roma dei Casamonica, lo scioglimento del comune di Roma per mafia, cosa su cui il ministro dell'Interno deve ancora esprimersi, vero? Onorevole Lombardi. Il 27 agosto dovrebbe esserci il pronunciamento da parte del Consiglio dei Ministri, a cui il ministro turista per caso, come lo chiamo io, Alfano, riferirà per le sue determinazioni. Senta, a proposito però appunto delle responsabilità, perché io metto lì alcune cose. Allora, dalla questura che dice nessuno ci aveva dato notizia dei funerali di Vittorio Casamonica, i vigili urbani che erano presenti durante il corteo e quindi un comune in qualche modo aveva avuto notizia, tutti lo sapevano perché sono stati intervistati i romani che dicevano lo sapevamo che ci sarebbe stata questa cosa. C'era anche una nutrita presenza di telecamere stampa, insomma, quindi se lo sapevano i giornalisti non poteva non sapere, cioè voglio dire diventa ancora più grave. Che lo sappia prima. Esatto, diventa ancora più grave. La questura o che lo sappia prima l'autorità giudiziaria, visto che tra l'altro molti dei presenti, essendo sono un clan di noti gentiluomini, avevano chiesto dei permessi speciali perché magari in carcere o gli arresti domiciliari e quindi avevano chiesto un permesso speciale per partecipare al funerale. Ora, al momento l'unica cosa è, diciamo, chi ha guidato l'elicottero, a cui è stata sospesa credo la patente, non so esattamente, però mi sembra un po', diciamo, un aspetto marginale. Dal suo punto di vista, di chi sono le responsabilità di quello che è successo ieri a Roma? Allora, io dicevo prima, un punto politico grosso era il discorso appunto dell'un'organizzazione così grande per una manifestazione, per un evento così imponente, non poteva passare sotto silenzio. Non poteva passare sotto silenzio da parte del comune, che comunque autorizza determinati tipi di percorsi, perché se io o lei ci mettiamo un giorno e decidiamo di fare un corteo all'interno di una strada di qualunque comune d'Italia, non lo possiamo fare se non abbiamo un'autorizzazione e della questura e della polizia municipale, della polizia locale del comune. Quindi non potevano non farlo, non potevano non sapere, e se l'evento è stato fatto in assenza di informazioni date al comune piuttosto che alla questura, comunque doveva a un certo punto essere impedito, semplicemente. Poi un altro punto grave, gravissimo, sì. Questo super leggero che passa sui cieli di Roma e sparge petali di rosa. Sono petali di rosa questa volta. Poteva essere qualche altra cosa? Parliamo tanto di sicurezza internazionale, cioè significa che c'è un permesso per velivoli privati di sorvolare i cieli di Roma nell'assoluto, perché posso anche capire come è stato sollevato, dice il pilota aveva fatto un piano di volo che poi non era stato autorizzato, che aveva un'altra rotta e poi invece questa ha preso, ha girato il suo aereo ed è andato verso Roma, perché ho letto che partiva dalla provincia di Napoli, ma dalla provincia di Napoli a Roma un velivolo può attraversare impunemente i cieli di tutto questo ampio territorio senza che nessun altro velivolo militare si alzi in volo per capire che cosa sta succedendo, chi è alla guida, con quali intenzioni? Che cosa può arrivare sulle nostre teste con questo principio? Ma è ammissibile anche un ministro dell'Interno che aspetta la relazione del prefetto? Sì, questo posso capirlo, ma che nel frattempo non dichiara, non interviene, è assente fondamentalmente. È presente sempre il giorno dopo per leggere le informative che solerti funzionari gli preparano. Ogni volta che succede qualcosa, mi viene in mente i tifosi olandesi per una partita della Roma, o comunque insomma che si è tenuta a Roma, che hanno devastato il centro storico. Mi viene in mente gli scontri tra tifoserie della Roma e del Napoli, una partita di Coppa Italia, sì, dove c'è scappato il morto. Mi viene in mente il rapimento della Shalabayeva con la sua bambina di 6 anni. Arriva sempre dopo. Ma allora ci serve un ministro dell'Interno che viene solo a leggere i foglietti quando succede un evento di cui lui è responsabile, che venga a portare la giustificazione come bambino il giorno dopo scuola? Io penso di no. Non è il dopo la sicurezza, è il prima, è la prevenzione. Però per voi resta, diciamo, prioritaria la richiesta di sciogliere il comune di Roma per mafia, perché per voi, diciamo, da questo punto di vista anche in questo caso il comune resta l'ultimo responsabile, è questo?
Noi prioritariamente vorremmo che Marino rassegnasse le dimissioni, liberasse i cittadini romani dall'amministrazione a guida di un partito che è il PD, che ha dimostrato attraverso arresti e indagini su suoi autorevoli esponenti e di essere a libro paga fondamentalmente. Però Marino in fondo non è toccato, non è l'ambito dell'inchiesta, quindi questo non è... Lui personalmente no, ma la sua amministrazione sì, e lui è responsabile della sua amministrazione. Però sciogliere il Comune di Roma per mafia non sarebbe un contraccolpo, non potrebbe rappresentare un contraccolpo di immagine negativo per Roma e per l'Italia nel mondo? Sì, ma lo sai come hanno aperto tutti i giornali oggi del mondo, da New York Times in poi, con le foto del funerale di Casa Monica? Cioè questa è l'immagine che noi stiamo dando. A questo punto sarebbe ora che il nostro Stato desse l'immagine di essere presente e prendesse una posizione, che sia lo scioglimento del Comune per Roma, che da romana le dico mi procura una sofferenza inimmaginabile, o che siano le dignitose dimissioni di un sindaco che ha dimostrato di essere, diciamo, la copertura politica di un sistema criminale, mafioso, affaristico che governa la mia città, una delle due deve essere. Senta, come giudica invece la Chiesa, il parroco Don Manieri, che ha celebrato la messa, ha detto lo rifarei? Altre volte la Chiesa aveva scomunicato dei boss, questa volta invece non è accaduto niente di tutto questo. Un atteggiamento che francamente trovo molto molto opinabile. La parte mia, insomma, è da scondersi dietro il non sapevo chi fosse il morto e non avevano. Ma è possibile che Don Manieri, da romana, è possibile che il parroco, che non è insomma un parroco giovanissimo di Roma, non sapesse chi era Vittorio Casamonica? Io non lo so se lui lo sapesse o non lo sapesse chi era Vittorio Casamonica. So che non puoi non chiedere chi è la persona che ti viene portata, per il quale vai a celebrare dei funerali. Che cosa è? Chi è? Che cosa ha fatto nella vita? Comunque Casamonica è un nome che io le dico, non mi sono mai occupata di politica fino a 10 anni fa, eppure lo conoscevo. A Roma Casamonica è un nome. Certo. Senta, a proposito però di preti e di Movimento 5 Stelle, Movimento 5 Stelle al meeting di Comunione Liberazione è una novità. Cosa sancisce un po' la fine della vostra diversità dai partiti? Perché quello è il classico raduno dove vanno tutti i rappresentanti politici a interloquire con quel movimento. Allora, la di nostra differenza la potrà sentire solo quello che a noi andremo a dire in quella occasione. I partiti in questi anni sono andati al meeting di Comunione e Liberazione per ostacolare Comunione e Liberazione e fare affari e garantirsi rielezioni attraverso, insomma, le loro sponsorizzazioni economiche. E un intreccio tra affari e politica che poi privilegia sempre l'interesse privato e l'interesse pubblico. Noi andiamo a portare una posizione politica, probabilmente anche non comoda, probabilmente che non riceverà molti applausi, ma è la posizione del Movimento 5 Stelle. E quindi è bene che una forza come la nostra, che si accredita come forza di governo, vada a parlare proprio con quelle persone che non la conoscono e che non... almeno si parte da basi che sono ben diverse, ma insomma un colloquio, che ci dovesse essere un colloquio, si costruisce iniziando a parlarsi, no? Senta, Monsignor Galantini, numero 2 della CEI, proprio dal meeting di Comunione e Liberazione, ha ribadito le sue critiche ai politici, ha detto si muovono solo per l'interesse immediato, aveva detto è un harem pieno di cooptati, è diventato grillino anche lui? Me lo sono chiesto quando ho letto le reazioni dei vari politici di lungo corso, tutti un po' indignati da quello che diceva Fatti. Lei non era indignata, immagino, perché dice quello che dite voi da tempo. Esatto, cioè che pure io ho chiusato un po' così provocatoriamente, sarà diventato uno sporco grillino. No, la posizione della Chiesa, diciamo, è una posizione che non sempre ci trova, sia su temi etici, ma anche o atteggiamenti nei confronti della corruzione o della gestione della cosa pubblica a favore appunto di interesse pubblico e non interesse privato, non sempre ci trova sulla lunghezza d'onda. In questo caso in realtà sì, io spero che la CEI, anche grazie all'opera di questo Papa, insomma, ritrovando forse una strada di
come definirla, di etica, di un modo diverso di concepire i rapporti tra Stato e religione che in questi anni, sì, secoli probabilmente sono. Ma secondo lei Galantino rappresenta la Chiesa intera? È impossibile, naturalmente, ci sono varie anime, sappiamo che c'è un po' una guerra intestina, Salvini ha detto che deve iscriversi a Rifondazione Comunista, Galantino. Vabbè, Salvini se non la spara per aver uscito dall'apertura dei giornali non è contento, quindi quello che vedremo poi al di là dei proclami, sì, e dei discorsi fatti nei vari meeting o in occasione di centenari o celebrazioni varie, poi vedremo come si comporterà la Chiesa su tanti temi, in primis per esempio la trasparenza sull'istituto bancario che fa capo appunto alla Città del Vaticano e che per tanti anni è stata la cassaforte di soldi procurati in maniera non lecita. Va bene, grazie, buona serata Roberto Lombardi. Grazie a lei e grazie a tutti gli ascoltatori.